Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. Oggi andiamo a fare gli spaghetti alla tarantina. Spaghetti con le cozze, col sughetto, ma quanto sono buoni! Mamma mia, quanto sono buoni! Allora, dai, cominciamo subito la nostra preparazione. Non è lunghissima, i tempi per farla sono un po' lunghi, però in realtà le fasi di preparazione sono brevi. Quindi, fase numero 1, andiamo a pulire le cozze, eliminiamo quello che è il barbiglio che si trova sotto la cozza, nella parte liscia, nella parte piana, dopodiché le sciacquiamo con abbondante acqua e sale e le mescoliamo, le imbastiamo un paio di volte fino a che l'acqua non ci verrà fuori bella pulita. A quel punto, sbrem, le nostre cozze sono pulite. È importante pulire le cozze fuori perché le cozze comunque mangiano tutta la schifa, stando nel, insomma, è importante pulire le cozze, è fondamentale. Bene, allora, cominciamo la preparazione una volta che abbiamo pulito bene le nostre cozze e dobbiamo fare, prima di tutto, aprire le cozze. Quindi gli ingredienti di cui abbiamo bisogno sono cozze, aglio, prezzemolo, olio extravergine di oliva, un po' di peperoncino, un po' di pepe. Peperoncino e pepe, dici, serve per la piccantezza. No, non è vero, hanno due aromi, due profumi diversi. Sono entrambi piccanti, fra virgolette, ma uno dà una tonalità e l'altro dà un'altra tonalità di sapore. Quindi non sono la stessa cosa. Bene, cominciamo l'apertura delle nostre cozze. Ah, ops, scusate, anche il vino, ok? Un buon vino bianco secco ci vuole. Allora, dai, cominciamo la preparazione. All'interno di una pentola con i bordi alti mettiamo un filo d'olio extravergine di oliva e uno spicchio d'aglio intero in camicia, quindi lo schiacciamo e basta. Aggiungiamo anche un pochino di peperoncino e senza aspettare che inizi a scaldarsi mettiamo direttamente le nostre cozze, che ovviamente devono essere già belle che pulite. Dopodiché andiamo a dare una passatina con un pochino di vinello e il prezzemolo lo lasciamo in foglie. Quindi tappiamo, diamo una mescolata, diamo una aggiustatina con un pochino di pepe, ok? Quindi gli odori, i profumi, ritappiamo e aspettiamo che si aprano le cozze. Appena cominciano ad aprirsi le cozze le estraiamo immediatamente, perché le cozze non devono assolutamente cucinare, ok? Si devono solo aprire, ma non devono essere cotte. Se cucinano troppo le cozze diventano gommose e questo è bruttissimo quando andiamo a mangiarle. Quindi per averle belle, soffici e spumose, ok, non sono i termini adeguati, però non fa niente, a me ormai mi avete imparato a capire, dobbiamo andarle a estrarre immediatamente e poi le andiamo a tirare fuori dal guscio. Mettiamo i frutti dentro una boule e magari qualcuna la lasciamo con il guscio per decorazione del piatto, ok? Andiamo a filtrare tutta l'acquetta che abbiamo recuperato dalle cozze, perché ovviamente ci possono essere delle impurità. C'è il prezzemolo tagliato grosso, per questo che l'abbiamo fatto così, c'è l'aglio che abbiamo utilizzato prima, però questa acquetta è fondamentale per la preparazione del sugo. E adesso cominciamo a fare il sughetto. Utilizziamo la stessa pentola che abbiamo utilizzato per far aprire le cozze. Non serve che la laviamo, basta che gli diamo una botta con uno straccettino per andare a eliminare quelle che possono essere le piccole impurità, che ci potevano essere dei gusci, delle cozze, eccetera, eccetera. Quindi gli andiamo ad aggiungere un filo d'olio extravergine di oliva, uno spicchio d'aglio intero in camicia, non lo schiacciamo in questo caso, e un po' di peperoncino. Come salsa di pomodoro io qua ne sto praticamente utilizzando un litro, ok, per un chilo di cozze. Lo facciamo rosolare bene lo spicchio d'aglio, quindi aggiungiamo la salsa di pomodoro, oppure se volete anche dei pelati, i pelati li prendete, li tagliate a tocchettini e li potete andare tranquillamente ad inserire dentro. E aggiungiamo anche tutta l'acqua delle cozze già precedentemente filtrata. Ok, ora teniamo sul fuoco vivo fino a che non comincia a bollire. Quando comincia l'ebollizione spostiamo il sugo sul fuoco basso, sul fuoco più basso, più piccolino che abbiamo, e facciamo fare una cottura di circa 35 minuti. Dopo 35 minuti io ho già messo sull'acqua a bollire per fare la pasta, per fare lo spaghettino, e iniziamo a prepararci anche un pochino di prezzemolo. Il prezzemolo lo andremo a utilizzare a crudo. Aggiungiamo le nostre cozzarelle, quindi i nostri bei frutti mitili, come li volete chiamare, chiamateli, perché so che c'è una mia carissima amica che mi dice non si chiamano cozze, si chiamano mitili, in realtà non ve lo dico. Quindi aggiungiamo queste cose qua al sughetto e le andremo a cucinare così per 2 minuti, dopodiché spegniamo il fuoco.
Dopo quei 2 minuti di cottura, con le cozze, spegniamo il sughero e lasciamo così riposare tranquillo. Assaggiatelo e aggiustatelo di sale. Premetto, poco sale ci vorrà, perché l'acqua delle cozze è già salata. Quindi attenzione a mettere il sale, mettetelo solo in questo momento per andare a verificare che il livello sia giusto. Poi io adesso metto un po' di questo sugo all'interno di una wok, perché oramai gli spaghetti sono anche praticamente cotti, quindi li andiamo a far saltare un pochino insieme. Il prezzemolo si metterà a crudo, come vi ho già anticipato prima. Voilà, andiamo dunque ad impiattare. Un pochino di vino, perché no, spaghetti alla tarantina con cozze, mejillones si chiamano in spagnolo, andiamo a provarlo, però vi vorrei ringraziare, lo agradezco mucho, per la vostra attenzione, bueno, in italiano e spagnolo estas lo vamos a hacer así, veloce, rapido, ok, bueno, ti ricordo, un like, di seguirmi sul sito internet, dove encuentra todas mis recetas, lo vamos a provare. Y mi pregunta es, la mia domanda è, sarà buono? Non sarà buono? Non lo so, il vino veniamo che ricco questo vinello. E adesso, spaghettino, lo proviamo, adesso. Facciamo la prova dell'assaggio, vediamo. Wow, guardate, bello. La cozza amara. Mi sono sporcato tutto per fare questo video, mi sono scelto, ti ho messo lì un bottone. Vabbè. Mamma mia, profumo di mare. Che riccura, che delizia. È spettacolare. Mamma mia. Che ricco, che profumo. Mamma mia, che brutto. Ciao, alla prossima video ricetta. Spettacolo, mamma mia. Mm-hmm.